Questo posto nasce nel 2002. Stefano già lavorava, lui è scenografo, ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, però non entra mai nel grande business della maschera, anche per filosofia di vita. Gli artigiani veri sono pochissimi, si occupano soprattutto di maschere della commedia dell'arte, quindi di maschere per il teatro. Lui decide di uscire da questa cameretta in cui lavorava per altri. Ho detto: io voglio aprire il mio negozio lì, e se non è lì non altro. Tirava proprio. Dopo 2 anni sono riuscito a averlo. Abbiamo aperto in un momento in cui tutto era a rischio e abbiamo scelto di andare controcorrente, cioè di presentare un prodotto che non si era ancora visto in città. Abbiamo scelto di fare poche cose ma molto belle e di vedere se comunque questo poteva incontrare. Ha incontrato subito, nel senso che lui crea questo nuovo stile, un nuovo stile barocco, una maschera che non si ripete mai, ma ancora non esistono 2 maschere uguali. Io mi sono ripromesso il fatto che devo uscire con le mie maschere, con il mio progetto, le mie cose, anche se sono poche cose, però di proprio di inventare la maschera e realizzare il barocco, ad esempio, sta facendo scuola, cioè è forse lo stile più copiato che c'è in città. È fantastico! Magico!